Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: al GF VIP gli autori temono il peggio, dopo il recente ritiro di Marco Bellavia, un altro concorrente potrebbe gettare la spugna. Una bufera in piena regola si è abbattuta nelle ultime ore sulla casa più spiata d'Italia. La produzione del GF VIP 7, infatti, ha annunciato in data sabato 1 ottobre il repentino ritiro dal gioco dell'ex conduttore Marco Bellavia. Lo storico volto di Bim Bum Bem è uscito anzitempo dalla casa di Cinecittà, dopo essere stato estromesso e massacrato verbalmente dai compagni di avventura. Nonostante i suoi tentativi di socializzare con il gruppo di Viponi, Marco Bellavia ha ricevuto in cambio indifferenza, snobismo e rispostacce dalla quasi totalità del cast. La permanenza nel reality è diventata per lui insostenibile e, dopo alcune notti passate in bianco a piangere sconsolato, il conduttore ha scelto di rinunciare a proseguire l'esperienza. Nelle ultime ore un altro concorrente minaccia di mollare il colpo. Di tratta del veronese Daniele Dal Moro, scopriamo perché. Daniele Dal Moro ad un passo dall'abbandono? Talvolta l'emotività prende il sopravvento anche sotto l'occhio sterile delle telecamere, come accaduto a Marco Bellavia. Anche l'imprenditore veneto Daniele Dal Moro nasconde alcune fragilità note solamente agli amici più stretti, e l'ha rivelato durante una lunga confessione con l'amico Giorgio Pilan. Isolati dal resto del gruppo, i due si sono scambiati intime confidenze, e finalmente Daniele Dal Moro ha confessato il suo stato mentale. A Giorgio ha riferito: avevo un amore, che si è interrotto. Io la capisco. Capisco il suo dolore. Tu pensa che questa cosa a me è capitata 3 volte, e non è neanche un decimo di quello che ho sopportato nella vita. Sono stufo di essere forte. Anche se tutti quelli che mi conoscono lo sanno che io faccio qualsiasi cosa, sopporto qualsiasi cosa, ma sono stufo. Lo so che sono una persona un po' strana. Giorgio Pilan l'ha allora consolato: hai 32 anni tu adesso. Lo sai la testa che hai, lo sai. Quando guardi negli occhi una persona lo sai. Se no non mi guardi in un determinato modo e non mi fai capire determinate cose con uno sguardo, hai quella sensibilità lì. Normale che hai sti momenti. Io li ho perennemente. Si piange anche fuori per questa roba qua. Punto. Daniele Dal Moro ha interloquito: diciamo che mi sono dato un punto di arrivo, provocando la risposta di George: il punto d'arrivo è la pace con te stesso. Il momentaneo crollo di Daniele fa presagire un altro ritiro nel giro di pochi giorni. Lo scopriremo durante i prossimi Prime Time. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.